dai 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 dai. E mentre camminavo sembravo un pinguino. Questa volta mi sono alzata all'orario giusto, cioè la sveglia è suonata, e quindi sono riuscita a prepararmi tutte le mie cosine con calma, che sono proprio qua insieme al mio assistente, vero Dindi? Quindi niente, adesso colazione, mi sono già preparata, tutto pronto. E tra poco andiamo. Andiamo in gara, andiamo a Rieti, andiamo a Rieti. Ciao, sono qua per contestualizzare un pochino tutto quello che è successo ieri, perché dalle pochissime clip che ho fatto non si capirebbe nulla. Però per fortuna c'è Luca che mi ha fatto qualche video. C'è Alice che ha fatto i video a me durante la gara e quindi per fortuna qualche clip ce l'ho. Cosa è successo ieri? Dove sono stato? Dove siamo stati ieri? Siamo stati a Rieti, alla gara FIAP completa. Parto con il dire che è stata una giornata molto lunga. Questo perché? Perché ci siamo alzati la mattina molto molto presto, infatti siamo partiti da casa alle 6:30 per arrivare poi a Rieti verso le 8:30. La mattina quale categoria c'era? C'erano le meno 63, in cui all'interno c'era la ragazza che ho portato in gara. Era la sua prima gara, Alice. Ci siamo pesate, abbiamo misurato le altezze, tutte quelle cose che si fanno prima della gara. Mi hanno fatto questo. Grazie. E abbiamo iniziato a scaldarci, a partire ovviamente dallo squat. Abbiamo fatto tutte le nostre serie di avvicinamento. Tutto è andato molto molto bene. Questo anche grazie a Luca, che è stato un ottimo valido assistente insieme a me e mi ha aiutato ovviamente a gestire il tutto, a fare anche lui da spotter ad Alice, guardare la profondità. Ed è stato veramente veramente bravo. E abbiamo iniziato la nostra gara e siamo entrati di squat con 85 kg. Un'alzata molto tranquilla, molto gestibile ed è andata molto molto bene, quindi 3 luci bianche. In seconda prova uguale, 3 luci bianche. Dai 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 dai! E ha fatto 92,5 kg, che era il carico massimo che aveva provato in palestra. In terza prova proviamo la cifra tonda dei 100 kg. Che purtroppo non sono andati, ma prestissimo li chiuderà, sono sicura. Passiamo alla panca piana, che è l'alzata che aggrada di più Alice. Ovviamente uguale per lo squat, ci riscaldiamo. E entriamo in pedana con 50 kg. Yeah. Yes. Anche qua è stata bravissima, ha ascoltato i comandi, cosa non scontata nella prima gara, perché i classici errori che si possono fare è quello ovviamente di non ascoltare il giudice, molto molto comune, ma non perché non si riesce ad ascoltare il giudice, ma perché l'emozione ovviamente nelle prime esperienze in pedana può colpire ed è normalissimo. Seconda prova, 55 kg. Bello! Anche questi facilissimi, molto facili e molto fluidi. E in terza prova abbiamo tentato i 60 kg. Via! Dai, 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 dai! Che purtroppo non ha chiuso, ma anche qua si voleva provare per la cifra tonda, per i 60 kg, che secondo me tra pochissimo potrà sicuramente chiudere. Nello stacco, anche qua, prima ci siamo scaldati e poi siamo entrati in pedana. Siamo entrati con 100 kg, un carico molto gestibile da lei. Go.
Seconda chiamata, 110 kg. Anche questi li ha gestiti bene, con un piccolissimo rallentamento, e questo mi ha fatto portare a chiamare 5 kg in più in terza. Ce l'aveva! Li ha chiusi in terza prova, ha chiuso 115 kg. Chiudere 7 prove valide su 9 alla prima gara direi che è più che una soddisfazione. Io sono molto molto fiera di lei, sono contenta che comunque sia divertita, come dicevo, una prima esperienza ed è fondamentale restare più tranquilli possibili, è importantissimo vivere il momento, divertirsi, e sono contenta che per lei è stato così e che comunque è stata una bella esperienza. Dopo tutto ciò, mentre la premiavano, purtroppo non sono stata a guardare tutta la premiazione perché ero in fila per pesarmi, perché il pomeriggio dovevo gareggiare. Pesavo poco più rispetto alla gara in FPL, infatti ero 64,6 kg. Anche io, come Alice, mi sono scaldata, con la grande difficoltà di dover mettere le nuove ginocchiere che mi sono arrivate. La sfida di oggi. Finito, già finito, non è mai iniziato, già finito questo. E grazie all'aiuto della squadra, in 10 persone siamo riusciti a mettere le ginocchiere. E mentre camminavo sembravo un pinguino e inizio lo squat. Entro con 135 kg. I primi due sono stati due chili e mezzo in più rispetto alla gara di 2 settimane prima in FPL, che chi non ha visto la gara di 2 settimane fa, di 2 settimane prima, la vado a recuperare, ve la lascio qua sopra. Fluidi facilissimi, finalmente avevo delle ginocchiere della mia taglia. Seconda chiamata, 142 chili e mezzo, l'ultima prova valida della FPL. Saliti ancora più facili di quelli della gara in FPL. Terza chiamata, tentiamo i 147 kg e mezzo. Consiglio. Di 147 kg e mezzo, nel risalire, nella buca praticamente, ho ruotato verso destra, ho battuto contro il rack con il disco, dentro la mia testa avevo grindato almeno per 5 secondi, quando invece ecco, non è che io abbia grindato così tanto. E nulla, sono rimasti lì, sono comunque contentissima. Passiamo alla panca, in cui entro anche qua 2 kg e mezzo in più rispetto alla gara in FPL, infatti entro 75 kg. Prova valida, brutti, non mi sono piaciuti per niente. Diciamo che dopo lo squat ho subito un grande declino mentale, ma non tanto per le alzate in sé, ma perché la stanchezza iniziava a farsi sentire tantissimo, anche perché eravamo 3 gruppi più 10 minuti di pausa, era una gara infinita e io già iniziavo a sentire la stanchezza nel riscaldamento della panca. E in seconda chiamata chiamiamo 80 kg. I chili che avevo chiamato in terza prova in FPL. Saliti facilissimi, non me lo aspettavo per niente, molto più fluidi rispetto ai 75 di prima. E Luca mi fa provare gli 82,5, che vedendo gli 80 di prima, come faceva a non chiuderli? E
invece ci sono rimasta. Passiamo allo stacco. Ero completamente stanca, devastata, non vedevo l'ora che finisse. Ma non perché non mi piacesse, ovviamente, io adoro gareggiare tantissimo, però ero veramente stanca. Il riscaldamento è stato veramente pesantissimo, io penso di aver sentito i 130, i 140 più pesanti di sempre. Ed entriamo in pedana a 162,5. Volevo stare una settimana, ma... gli stessi chili della gara in FPL, che sono saliti veloci. Seconda chiamata, 172,5 kg, proprio uguale alla gara di 2 settimane fa. Che sono saliti abbastanza facili, anche se ovviamente li ho sentiti. Come terza chiamata abbiamo riprovato i 177,5 kg per riprovare a fare i 400 kg di totale. Li ho chiusi? Ovviamente no. Però ce lo facciamo andare bene lo stesso, ovviamente un pochino di amarezza c'era, perché cioè 5 kg per arrivare a 400 non mi riesce ad arrivarci. Quindi niente, termino con lo stesso identico totale della FPL, con gli stessi identici chili della FPL, sia in squat che in panca che nello stacco. Però sono ovviamente molto contenta, perché sono 2 settimane che comunque ho ricominciato l'off season, non era scontato rifare questo totale. Quindi alla fine mi sono classificata seconda open, meno 69, e seconda assoluta junior. Per concludere, tengo a ringraziare molte persone, adesso no, non è vero, sarò brevissima, però ci tengo. Per primo Luca, che oltre come sempre ad avermi seguito egregiamente durante la mia gara, mi è anche stato di supporto durante la gara di Alice. Ringrazio Alice, che ha deciso di affidarsi a me ormai quasi un annetto fa, e che nonostante si alleni 2-3 volte a settimana è riuscita a fare un ottimo esordio in gara. Tengo a ringraziare anche la squadra, l'Amor, che oltre al grande tifo mi ha anche aiutato, tutta la squadra, perché ci sono volute così tante persone per aiutarmi a mettere quelle ginocchiere e a toglierle, che non si sa. E ovviamente ringrazio tutti voi che mi avete supportata in presenza, perché anche se c'era la diretta, che io purtroppo mi sono dimenticata di sponsorizzarvi e di farvi vedere che ovviamente c'era, infatti c'era la diretta su YouTube, però purtroppo mi sono dimenticata di postarla perché la giornata era lunga, ero con la testa piena di cose da fare, ero presa e quindi mi sono dimenticata. Sono una pessima non influencer. E noi ci vediamo in un prossimo video, che sarà molto molto presto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!